Ciao, Ciao Lattini! Lattini, bentornati con noi! Bentornati con questa nuova puntata del Latte e Cartoni Show. Come sempre, io sono Cosmo. E io sono Luke. E partiamo subito con questa nuova puntata. Subito! Eccoci qua, come state, Eccoci. Amici? Speriamo tutto bene. Oggi è una puntata bella, ricca, ricchissima. Infatti dobbiamo cominciare subito perché è proprio è pieno. È pieno. È pieno di news, pieno. E maglietta intanto è magica, guardate. Sì, vum, vum. È fosforescente perché lui è Superman, Superboy. Allora, partiamo con Cominciamo. La carta di news. Sì. Perché Luke ci parla subito di un grande classico che torna. Vi parlo subito di un grande classico, amici ascoltatori. E tornerà Lady Oscar. Dove torna? Lady Oscar ritorna su Italia 2 da domenica 1 ottobre alle ore 13:05 con 4 episodi ogni settimana. Quindi praticamente torna ogni domenica. Sì. Quindi ogni domenica dopo pranzo tutti collegati a vedere Lady Oscar. Lady Oscar è un grande classico, un grande cult, piace a tutti. E ogni volta che mettiamo la notizia sui nostri social impazzisce, nonostante sia la 352esima replica. Non importa, Lady Oscar proprio è un fenomeno molto molto forte, quindi esatto. Potente. Continuiamo. Andiamo avanti perché ritorna anche Lupin, l'incorreggibile Lupin, sì. Sempre sul canale Italia 2. Esatto. A partire dal giovedì 28 settembre alle ore 16:35 con 3 episodi al giorno, solamente però il 28. Sì. Dal giorno dopo, quindi dal 29, sarà fisso da lunedì al venerdì alle ore 16 con 4 episodi consecutivi. Sì. Hanno deciso di fare così. Quindi Lupin anche lui torna sempre su Italia 2, sempre. Ormai è un grande classico. Piacerebbe vederci anche Sailor Moon su Italia 2. E invece non si può. Vabbè. Comunque, poi continuiamo con Super Six. Super Six, il canale, sì. Soprattutto, come sapete, ci ospita. Grazie Super Six. E praticamente da Super Six torna dal 28 settembre, ritorna Isabelle de Paris, che ha disegni molto 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 carini. A me piace i disegni un po' stile così, vero? Sì, poi se vi piace un po' le storie un po' vintage. Sì. Non so, scaldano l'anima le storie vintage, vero? Sono belle. Torna dalle ore 14 e anche alle 22:45 dal lunedì al venerdì. Quindi se volete fare un bel ripasso di Isabelle Paris, dal 28 settembre. Sì, 28 settembre ritorna esatto, lei. È già andata in onda, ma ritorna. Perché ritorna. Insomma, se ne avete mai vista, comunque l'avete vista un po' così, magari da metà. Un pochino. Potete cominciare dall'inizio. Quindi. Molto carina, quindi mi raccomando, ve la consiglio assolutamente. Poi continuiamo. Vado avanti. Sì. Perché praticamente parte una serie che è un po' più kids, quindi un sì. po' più per i bimbi, diciamo. Esatto. E su Regulp parte Il mondo di Karma. Qua c'è la foto dietro di noi. E parte dal 27 settembre alle 20:15. Quindi alle 8:15 di sera. Ogni giorno. In prima TV. Esatto. Quindi la serie è già su Netflix, però in chiaro gratuitamente per chi non vuole sganciare può farlo su Rai Gulp. Poi questa è Karma. Continuiamo con Crunchyroll. Nuovi doppiaggi per questo autunno. Abbiamo Dr. Stone New World stagione 2. Poi abbiamo Frieren, oltre la fine del viaggio. Qua abbiamo le immagini, eh? Avete le immagini qua, amici ascoltatori. Esatto, qua. Qui vicino a noi. Poi I am in love with the villainess. Sono in amore con i cattivi. Mi piace questa. Mi ispira tanto. Poi Shangri-La Frontier. E poi abbiamo The Ancient Magus Bride Season 2. Ragazzi, questi sono doppiaggi italiani. Perché Crunchyroll si stanno da fare. Sta doppiando sempre, ogni volta, ogni stagione, anime in italiano. Meno male. Complimenti, complimenti. Perché noi siamo grandi fan e siamo grandi sostenitori del doppiaggio italiano. Perché doppiaggio si è fatto bene. Certo, certo. Poi continuiamo con Corre
corre, corre Batman, e con agilità in un attimo è qua, proprio qua. Ci piace Batman. E giustamente ho Superman, vabbè. Vabbè, è sempre dell'universo DC. I stessi, dai. I stessi, i stessi. No. Comunque, abbiamo la serie anni 90 di Batman. Sì. Che so che te, Luke, piace molto. Sì, tantissimo. Che arriva finalmente su Netflix. È su Netflix, allora, italiano. Tutti i personaggi in pupazzetti. Esatto, dal 26 settembre è già su Netflix, quindi mi raccomando, guardatela, perché sì, manca da tanto. Me le stesse pagine non le applicavo da un sacco di tempo. Sì. E quindi ci sta. Merita, ho fatto anche il cosplay di Catwoman. È vero. Poi continuiamo con le Super Kick, sempre su Netflix. Dal 20... Oh, lo sapevo che mi correggeva, dal 26 settembre su Netflix. Però quelle sono, non sono le Powerpuff Girl, è la serie anni 98, cioè anni 90, anni, insomma, 98. Anni 2000, anni 98. A cavallo, come a cavallo. A cavallo. Poi, che poi c'è anche la quarta, eh? Arriva più avanti per la quarta, avanti, sì, la quarta. Però se siete nostalgici magari della serie vecchia, sì, perché ci siete cresciuti, potete guardare. Mi ricordo sempre le Totally Spice, come, pensate, la bionda, la rossa. Quello è vero. Vero? Poi, non parliamo di cartoni. No, parliamo di telefilm per i Power Rangers Cosmic Fury dal 29 settembre su Netflix. La nuovissima serie debutta direttamente su Netflix, sì, in tutto il mondo, quindi io la guarderò perché sono, sì, sempre un po' curiosi. Power Rangers non muore odio per me. Sì. Cioè, ci sono certe serie che le amo e altre che proprio mi viene a dire, madonna, ma cos'è sta roba? Mighty Morphin nel cuore. Però, invece io ho SPD nel cuore, invece un botto SPD. SPD Emergency, ti ricordi bello? Sì. Poi, voi fatti sapere nei commenti. Sì, mi raccomando, mi raccomando. La vostra opinione è sempre importante per noi. Preferita. Continuiamo con Disney Plus, i Griffin, stagione 20, dal 27 settembre. C'è solo sesso e violenza in TV. Nei quei cari bei programmi ormai non ci sono più. Ma invece no, ci siamo noi, che è un caro, certo, e bel programma, su. Poi parliamo di Fairy Tail, perché torna su Prime Video. Torna su Prime Video, sì. E torna, continua in realtà, continua la serie 3 e 4 dal 20 di settembre. Esattamente, esattamente. Quindi potete già trovarle su Prime Video, visto che Fairy Tail è tornato. Avevano doppiato solamente alcune serie e basta. Invece adesso hanno ripreso tutto il blocco al doppiaggio, tutto il blocco. Arrivano tutte quante. Mamma molto, mia. Molto bene. Allora, adesso qui abbiamo finito la nostra Cartoon TV News. Però continuiamo con la Toys News. Tante belle chicche abbiamo, eh. Sì. Tante cose belle. Cosa? Allora, cominciamo subito con... Dolce melodia. La conchiglia, allora, di Lucia delle Mermaid Melody. Esatto, per i 20 anni di Mermaid Melody. Mamma Peach, mia. Peach, Peach. Sì, in Giappone esce tramite Bandai Prime la conchiglia, appunto, della protagonista di Lucia. È un oggetto con luce e suoni, fa anche la canzone giapponese. È un oggetto molto ambito perché la conchiglia giapponese di Lucia costa tantissimo, costa, è tipo, rarissima, ma, tipo 300 euro usata. Quindi, poi vabbè, ne sono uscite anche altre versioni nel mondo, però costa sempre molto tanto. Molto tanto, molto tanto, hai ragione. Vabbè, avete capito quanto costa. E quindi adesso esce per Bandai Premium in Giappone, costa tipo sulle 35 euro, quindi 40, sì, insomma, sì, non è molto costoso. Anzi, perché visto come quanto costa quella vintage, no, sta. No, appunto, quindi ci sta. E niente, quindi questa è la bellissima conchiglia. Noi l'abbiamo già preordinata, ovviamente. Sì, non ci può mancare, cioè. Poi torniamo un po' indietro negli anni, sì, perché arriva un qualcosa che comunque è stato annunciato da tanti anni, ma finalmente si sono decisi. Che cosa abbiamo qua? La bacchetta di Creamy. Sì, sempre da Bandai Premium, anche questa con luci e suoni. Tutti penso che l'abbiamo desiderata quando eravamo piccoli, perché pampulu, pimpulu, paim, finalmente sono decisi a mettere in preordine. Quindi se amate Creamy, l'avete amata da quando eravate piccoli, dovete assolutamente prenderla, perché sì, quella vintage anche qua a prezzi esorbitanti. Noi che paghiamo in Giappone ogni anno praticamente 3.000 euro, esatto, 3.000. In confronto, ora non mi ricordo quanto costa, però insomma 60-80 euro, sì, non potrà mai essere equiparata al prezzo della bacchetta. Si illumina, fa luce e suoni e il cuore si gira tramite una manovellina dietro. Esatto. Invece adesso parliamo di un'altra cosa, Disney. Sì, Disney, perché esce su Primark, Su sopra il tetto di Primark esce questa. Esce nei negozi Primark questa collezione dedicata a Nightmare Before Christmas. Esatto, vedete quante felpe. In occasione del 30° anniversario, sì, ci saranno queste felpe, magliettine, accessori, guardate accessori che belli. Beauty, spazio.
fessure, unghie finte, tantissimi accessori. Siamo stati appunto da Primark, c'era questa ragazza super innamorata di questa serie che tipo ci ha detto: no, adesso esce il film per i 30 anni, sì, esce ancora il film al cinema. Ci ha colpito molto, è bello, sì, bello, bello quando si va nei negozi e si instaura questo rapporto tra le persone, vero? Allora, questa settimana abbiamo ben 5, 6 1, 2, 6, 3, 4, 5, 6 6 anniversari. Quindi scopriamo subito di chi stiamo vediamo parlando. Allora, qui c'è un bel aiuto in generale. In generale, guardate qui, guardate quanti ce ne sono che festeggiano gli anni, sì. Partiamo però dal più vecchio fino al più recente. Vai. Allora, niente paura, c'è Alfred. Niente paura, niente paura, c'è sempre un Alfred che segna il cammino. Su Italia 1, negli anni 90, compie ben 33 anni. Ma chi ha 33 anni? Ma chi noi no, ha? Noi no. Io non allora, so. Poi c'è Lucy May. Ah, questa è più vecchia. È più vecchio, è più vecchia. Ho sbagliato. Vabbè, ci sta. Non no, è la regia. È la regia che sbaglia, scusate, ma purtroppo. Regia, nuota. Cioè, poi vedete, vecchio. Qualche giorno farò una fiammata qui in diretta. Niente, non è in senso cronologico. No. Comunque, Lucy May è dell'83. È dell'83. Italia 1 e compie ben 40 anni, Lucy. 40 anni. Cioè, mamma mia, complimenti. 40 anni. Ti riporti bene. Poi c'è Pesca la tua carta, Sakura. Sì, del 99 su Italia 1 e compie ben 24 anni. Ci avviciniamo alla nostra età. Certo, certo. Poi Maple Town dell'87, anche questo Italia 1, 36 anni. Poi andiamo avanti con Beethoven che ha debuttato nel 97 su Italia 1 e compie ben 26 anni. Beh. E Beethoven poi si finisce con Le Bratz. Bratz, 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 Bratz. 2006, Italia 1, 17 anni. La nostra età è finalmente arrivata. Oh, certo. Dai, sì, almeno qualcosa c'è. 17 anni, sì, sì. Allora, questi sono appunto i 6 anniversari. Siamo curiosi di scoprire qual è il vostro preferito fra questi. Sì, fatecelo sapere, mi raccomando, nei commenti, di YouTube o sui social. Sì, ovunque, ovunque, ovunque. Ora andiamo avanti però, perché sì, questa settimana ci avete posto alcune domande e noi... Sì. Vogliamo rispondervi. Oltre che sui social, ci piace proprio rispondervi in diretta, sì, perché è più bello. Sì. Eccoci, rispondiamo a tre vostre domande. Sì, vai, cominciamo subito con Ema. Ema ci chiede dove ci ha scritto? Ah, su Instagram. Ema da Instagram. Ciao, scusate, volevo chiedervi un'informazione, visto che so che siete esperti. Per caso sapete quando esce Sailor Moon Cosmos? Non si sa, o meglio, in Giappone esce il Blu-ray a dicembre, un paese del sud-est asiatico ha chiesto informazioni per trasmetterlo al cinema e gli hanno detto di no, perché in quanto Netflix ha i diritti. Quindi in teoria si pensa che con l'anno nuovo arriverà su Netflix in tutto il mondo, un po' come è successo col precedente film. Però diciamo che la certezza non ce l'abbiamo, perché comunque può essere che magari Netflix ha i diritti per certi stati, non per tutti. Non sappiamo ancora nulla. Vediamo come va. Quindi lo scopriremo. Siamo impazienti di vederlo. Poi I am a lover off su Instagram. Esatto, I am a lover off su Instagram. Che ci chiede: rideranno mai Sailor Moon al mattino? Questa cosa ce la chiedete in tanti. Sì. E, ragazzi, purtroppo no. No, perché al momento Meset abbiamo la certezza assoluta, perché ci siamo informati, che non ha più i diritti Sailor Moon. Attenzione, non sono bloccati i diritti, perché molti dicono no, non c'è nessun blocco, non c'è semplicemente nessun blocco. Meset non li ha più acquistati, non li ha rinnovati da 7 anni che non ha rinnovato i diritti, quindi in realtà qualsiasi emittente poteva comprarli, da quanto Scusate. Sappiamo, quindi peccato, peccato, sono perché notizie che fanno male questo. Esatto, quindi niente, per ora, a meno che qualcuno non compri i diritti oppure Meset stessa non riacquista i diritti, non ci saranno più repliche. Quindi scriviamo, vediamo come sarà il futuro. Poi Paola su YouTube ci chiede: ciao ragazzi, mi piacciono tanto i vostri video. Grazie. Qual è la vostra classifica delle Winx e delle Guerriere Sailor? Ora abbiamo pochissimo tempo, ci dicono. Però ci stanno facendo magari la classifica non riusciamo a dirla. Però sicuramente le nostre preferite, sì. Winx, Stella e Bloom. Io invece Roxy, che non la calcola nessuno, ma a me piace un botto. E Flora. Sì. Poi delle Sailor, tutte le Guerriere Sailor, ma in particolare Sailor Moon, Sailor Uranus, Sailor Neptune, Pluto, tutte. Invece se devo scegliere sicuramente Moon, poi vabbè Neptune, che per realtà dico Neptune, ma Neptune Uranus perché sì, è una cosa ovvia, sono insieme. E sì, però vabbè, alla fine sì, anche Mars mi piace tanto. E tu, le Sailor, le Sailor è assurda sta cosa, tutte, sì, le amiamo. Però queste sono le preferite. Sì. Allora, se volete farci altre domande...
Noi poi ne scegliamo qualcuna e ne risponderemo in diretta. Quindi scriveteci qua sopra tutti i nostri social, mettete like, mi raccomando. Mi raccomando, like. Che se no non potete arrabbiare, E ci vediamo la prossima settimana. Vabbè, scusate, sono un po' così. Vi ricordiamo i nostri orari, che sono il giovedì su Junior TV alle ore 17. Poi il giorno dopo su Super Six, che alle... ci ospita. Esatto, alle 2:35. E il sabato anche sul nostro canale YouTube Latte Cartone. Quindi non avete scuse per non vederci. Vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo settimana prossima. Ciao.